questi costi della politica in realtà sono meno pesanti addirittura di come erano partiti. Meno tagli alla paga dei parlamentari. Nell'ultima versione della manovra i tagli alle indennità vengono ridotti in maniera molto consistente. L'indennità quindi non sarà più ridotta del 50% se deputati e senatori fanno anche altri mestieri, il famoso doppio lavoro di cui si è tanto parlato, no? Ma si applicherà un taglio del 20 e del 40 sui redditi oltre i 90.000 e i 150.000 euro. Secondo me quella norma è stupida. Quella norma è? Stupida. Mentre io ho proposto che si riduca l'indennità in modo netto a tutti. Noi siamo veramente stanchi di assistere ogni giorno al teatrino quotidiano di persone che poi si permettono anche di dire le manovre che fanno loro, le norme che fanno loro, che sono stupide. Vengono pagati da noi e dicono che il loro lavoro è stupido. Cioè siamo arrivati a questo punto, cioè ci stanno prendendo in giro fino a questo punto, dovrebbero stare in questo momento nei loro studi, nei loro uffici a lavorare, invece stanno qui. Ma che senso ha tutto ciò? Cioè ci rendiamo conto che questa cosa deve finire. Non si può continuare così, non si può sostenere un paese con queste persone. Allora, si candidi. No, ma infatti loro poi si candidano. Candidatevi. Infatti loro si candidano anche. Io non parlo con le persone che dicono che, ad esempio, Mangano, Dell'Utri sono eroi e non hanno mai speso una parola su Borsellino e Falcone. Primo. Non ho proprio nessuna voglia di avere un'interlocuzione con queste persone. Comunque, ripeto, siamo stanchi di assistere ogni giorno ai loro teatrini. Basta, 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 è finita questa storia. Va bene, messaggio ricevuto. Brevemente, intanto là c'è una persona seduta, Italo Bocchino, è la quarta legislatura. Alle prossime elezioni la invitiamo a non ricandidarsi. Lo decidi tu. La invitiamo, poi vediamo cosa deciderà il paese, come ha fatto. Tutte e due, vediamo. Faccia silenzio. Faccia silenzio, il 12. Così funziona. Faccia silenzio perché sto parlando. No, la persona di... C'è una persona collegata che ha un doppio incarico, europarlamentare e consigliere. E Salvini, lei sarà bravissimo, decisa cosa vuole fare nella vita. Come dice, il consigliere lo faccio gratis, non so se gliel'hanno non vuol comunicato. Dire perché lei è una persona, se fa due cose le fa meno bene che una. Grazie. I dirigenti devono essere pochissimi, il numero minimo. Devono gestire 20-30 persone, non esiste che ci siano persone che guadagnano perlomeno 50, ma 100, 150 mila euro senza che gestiscono un bel niente. Allora tutti questi tagli vanno fatti in maniera netta, non veniteci a fare i conti in tasca, la pensione, quando va in pensione, quando è iniziato a lavorare di fronte a questa assurdità. Ma che altri ospiti? Io ho fatto il comizietto, ho parlato di contenuti, ho parlato di contenuti, lei si deve alzare da quella sedia e deve andare a casa come tutti gli altri. Allora. Io mi sono alzato e gliel'ho offerto. E so, deve andare a casa, non me la offro perché non era sua. Mi ci mandano a casa gli elettori. Deve andare a casa per dignità. Per dignità, se ne ha una. Ho deciso io se smetterla di fare questa attività. E perché non è l'attività della mia vita e non è stata l'attività allora, della mia vita. Allora il 12 e 13 giugno 27 milioni di cittadini si sono espressi per la gestione pubblica dei servizi. E hanno fatto una cazzata. Nessuno di voi neanche arriva a... Eccolo. Allora deve fare. E infatti non si fa. Lei deve stare a quello che i cittadini hanno scelto il 12 e il 13 giugno. Ingannati da chi? Da chi? Da altri cittadini che sono informati e sanno come gestire il bene comune. Voi non siete in grado di gestire il bene comune da un padre di famiglia. È chiaro, se non lo sa fare, se ne va. Ha fatto un regalo ai partiti e ai trombati. Nessuno in Parlamento si sta occupando di altro. Ha offerto un regalo ai partiti. Lei non la può negare. La volontà dei cittadini è che il 57% di italiani hanno detto fuori. Scusate, quello è un costo. I partiti della politica. Ce li mettete lo stesso, è un costo della politica. Sono nomine pubbliche, li nominate voi. Posso le chiedervi? E questo sono delle zone dove privatizzare fa male. Sentiamo i cittadini. Ma avete votato contro tutto sull'acqua, di che parlate? No, vabbè, insomma, il referendum sull'acqua l'hanno vinto i cittadini. Basta con la propaganda. Sì. Queste persone che sono state nominate da quattro segretari di partito e che nessuno ha votato, dovrebbero capire che la crisi sono loro. Cioè, sono anni che ci raccontano queste cose. Quante finanziarie avete già partecipato? Quante barzellette avete già raccontato? Quante volte? La crisi l'avete creata voi, la crisi siete voi. Certo. Vi guardate in faccia, la crisi siete voi, l'avete creata voi. Con che faccia adesso venite a raccontarci che la vostra ricetta dovrebbe essere quella giusta? Dovete ascoltare i cittadini. Noi
Voi, il vostro segretario di partito, non avete preso una preferenza. Sono libere. Parlate uno per volta. L'8 settembre, l'8 settembre noi abbiamo fatto un V-Day, abbiamo raccolto 350.000 firme. E abbiamo chiesto che i condannati non siano in Parlamento. Abbiamo chiesto di rimettere le preferenze. E massimo 2 legislature, perché la politica dovrebbe essere un servizio ai cittadini. Dopo 10 anni potreste anche andarvene a casa, soprattutto se avete fatto i danni. Questa legge dal 2007 è lì ferma e nessuna voce. Lei è giovane, non sa cosa è successo. Perché in 4 anni una legge di iniziativa popolare non è stata ascoltata e non è stata messa in discussione. Una legge di iniziativa popolare, visto che è prevista dalla Costituzione, dovrebbe essere una delle prime cose da mettere in discussione, non lasciarla marcire per 4 anni. Adesso allora, noi il 10 di settembre saremo davanti a Montecitorio a chiedere che questa legge venga messa in discussione. Con il famoso Day. Cozza Day, no? Il Cozza Day. Parlamento pulito era il nome della proposta di legge. Che è 4 anni che mangia lì. Tutti parlano sia della riduzione dei costi della politica e parlano anche della legge elettorale. Ci sono delle proposte, noi le abbiamo fatte, abbiamo raccolto 350.000 firme. Sì, ma possono piacere, 350.000 firme possono piacere o non piacere, ma avremmo. Esatto, discutiamone però. Non dovreste avere un atteggiamento dialogante, cioè la mia proposta. Io dopo 4 anni. Allora, senza microfono, scusatemi, senza microfono non sentiamo niente. Mi perdoni. Senza microfono non sentiamo niente. L'Italia ha circa 50 milioni da casa non si sente, senza posso microfono. Posso parlare? Io cittadino, bene, nulla allora, per tuno, sono 4 allora, anni. Allora, 350 ha ragione lei. Non voglio avere ragione, sono i fatti. Scusate, ma non ci vengo lì. Sono così non ci lei capiamo. Adesso torna nel suo palazzo e prende questa proposta di legge e la tira fuori. E la boccio subito, gliela boccio se vuole immediatamente. Se vuole discutere, ma venga qua lei. Scusate, spieghiamo, ma non si può discutere così. Ma non si può discutere così. Spieghiamo un attimo ai cittadini. Senza il microfono non si sente nulla, quindi spieghiamo un attimo ai cittadini qual è la situazione. Facciamo una fotografia di questo Parlamento, perché è estremamente importante. Vi accavalate, non si sente niente. Ma non si va da nessuna parte. Questo Parlamento, questo Parlamento con la gente che contiene è un'illegalità legalizzata a nostro avviso. Questo Parlamento contiene ben 17 condannati per i reati più svariati, dall'adulterazione del vino addirittura all'omicidio, in via definitiva. In più ci sono 70 parlamentari che sono inquisiti, prescritti, indagati, con una situazione in costante evoluzione, come ben sappiamo, senza considerare gli ultimi accadimenti che veramente ci lasciano sconvolti. Per cui questa è la situazione. Per quanto riguarda le legislature abbiamo dei record di persone che sono in Parlamento da 14 legislature, ovvero ininterrottamente dal dopoguerra praticamente. Io apprezzo molto questo taglio per certi aspetti, poi rischia però di essere demagogico e populista. Vorrei sapere come sono venuti loro qua, voi chi avete chiamato? Cioè siete andati per strada, avete cercato dei cittadini o avete chiamato il Movimento 5 Stelle? Perché faccio loro la domanda. No, la risposta è nella domanda. Avete chiamato il Movimento 5 Stelle, avete detto mandateci alcuni dei vostri. Non è che sono andati per strada. 20 secondi. Scusi cittadino, lei che c'ha da fare? 5 secondi. Non facciamo demagogia, su. Guardi, noi non abbiamo nessuna segreteria, nessuno che risponde, come ha detto lei, non c'è una lista civica, non c'è una lista civica. No, ma chi va a mangiare? Varie liste civiche. Noi continuiamo a parlarne qua. Noi abbiamo il TG3. Si riflette, non si rifletterà. Non ho interrotto nessuno, guarda, concluda pochino perché poi voglio sentire anche Salvini. Si rifletterà a carico delle famiglie e soprattutto di quelle con il reddito più basso. Ecco perché noi abbiamo fatto proposte di taglio della spesa pubblica e produttiva. L'Italia è piena di sprechi e di beni che possiamo Sentiamone una di Stracquadanio. 5 anni fa lo Stato per comprare questa penna spendeva 1 euro. Dopo 5 anni, nel 2006, questa penna ha speso 1 euro. Nel 2011 questa penna lo Stato la paga 1,50 euro. Ma questa penna negli ultimi 5 anni mai? Per la globalizzazione se posso ha ridotto i consumi intermedi. Posso parlare? Se posso parlare. Ma siccome bisogna dire le cose vere, allora, il dato Istat dice che l'acquisto
di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione nel settore della sanità è aumentato del 50% in 5 anni, le regioni del 37% in 5 anni. Ci sono aumentate le prestazioni. Un attimo, ma ci posso parlare? No, qualità di prestazione, non è così. Purtroppo sta qua e non conosce le cose. Allora, a parità di prestazione, il costo è la prestazione, non l'insieme. Cioè la siringa la pagava un centesimo, oggi la siringa dell'ospedale la paga un centesimo e mezzo, ma il cittadino che comprava 5 anni fa la siringa la pagava un centesimo, oggi la paga 0,80 centesimi, perché è abbassato quel costo. Allora noi abbiamo fatto una proposta al Senato, vorrei sapere che cosa ne pensi. Diamo a tutte le amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi lo stesso costo che per lo stesso oggetto hanno speso nel 2006 più l'inflazione, risparmieremmo 25 miliardi di euro. Ci avete detto di no, perché lì si annida il clientelismo, la corruzione, il finanziamento illecito alla politica, allora, e lo spreco. Si parla di un paese, no, di merda, questo è stato più o meno l'intercettazione. Parliamo di che cos'è merda in questo paese, parliamo di alcune leggi, no? L'ultimo referendum ne ha bocciate 4, ok? Se vogliamo le ricordiamo, insomma, no? Gli articoli sulla privatizzazione dell'acqua, le centrali nucleari e il legittimo impedimento. Guarda un po', i cittadini hanno votato no su delle cose che probabilmente hanno ritenuto che fossero merda, cioè hanno tirato lo sciacquone. Poi mettetela un po' come vi pare, quella è un'indicazione chiara. L'altra prima che è arrivata è quella del sondaggio, ok? Per rispondere all'amico qui della Lega da Milano, Salve. Visto che tira fuori dati con le cartine, così bravo, è molto simpatico. Perché il suo amico Tremorti non ha fatto un'altra legge di merda, che è quella sullo scudo fiscale? Perché non pubblica i nomi di chi ha fatto rientrare i capitali in Italia al 5%? Perché? Perché probabilmente in quei nomi ci sono una marea di persone che sono residenti, imprenditori del nord. Perché si fa presto a dire che l'evasione è al sud. Parliamo anche di quello che è la vera evasione, perché se parliamo dell'evasione di un padre di famiglia che non ha altra alternativa di accettare un lavoro in nero, o se parliamo dell'evasione di un lavoratore di Rosarno che magari attraversa il mare e magari ci rimane anche per venire a lavorare in questo paese, e poi li trattiamo come stiamo li trattando e diciamo che il sud è il problema, probabilmente non abbiamo capito niente, cominciamo a fare demagogia, cioè continuiamo a fare, scusate, demagogia, populismo. Allora, ed è quello che voi fate da 20 anni, dicendo, parlando del federalismo, ma poi in realtà voi governate con le stesse persone che al sud hanno fatto il pieno dei voti a tutte le ultime elezioni. Quindi secondo me voi, e parlo da cittadino, secondo me voi non avete titolo a parlare. Allora, innanzitutto, se la gente a nord ci vota nonostante il signore in studio, evidentemente o sono stupidi o ci credono e qualche problema c'è. Il federalismo dà fastidio a molti. Ma non c'è... Il federalismo a molti dà fastidio, e molti, perché se ognuno è responsabile di quello che fa e di quello che spende, qualcuno ci guadagna e qualcuno ci perde, magari deve cominciare a lavorare un po' di più. Ma chiunque verifica su internet i dati sull'assenteismo nella pubblica amministrazione, e ci sono almeno due Italie. Vogliamo i nomi delle persone che hanno fatto rientrare i capitali all'estero, dall'estero, vogliamo sapere i nomi. È l'unico paese questo dove la gente fa questo tipo di operazioni e non si sa chi è. Vogliamo sapere i nomi. Poi parliamo di dati, ha capito? Questa è la realtà. Vogliamo i nomi. Non dite nascondete le persone, i vostri imprenditori che portano i capitali all'estero e poi per non pagare le tasse e poi li fanno rientrare al 5%. Questa è una legge mafiosa. Ha capito? Allora parliamo di questo e poi parliamo di tutto quello che vuole. Scusate. Perdoni. Con i risultati che ha avuto nella lotta alla mafia dei fatti, non del qua qua qua, un ministro come Roberto Maroni, grazie ai magistrati, alla polizia, qualcuno mi dice che è fortunato, però con i risultati che non hanno eguali nella storia della Repubblica Italiana, nella lotta alla mafia, alla camorra e all'andrangheta, di un ministro come Roberto Maroni, lei, prima di parlare di mafia, si sciacqui la bocca. Pubblicate i nomi. Si sciacqui la bocca. Rispetto i nomi.